Allora, come avete potuto vedere, a Roma piove e quindi non ho potuto fare riprese di tutorial o altro in esterno. Avrei potuto organizzarmi per fare un video tutorial nella mia nuova palestra o comunque al chiuso, però ho pensato che dato che era tanto che non mi facevo vedere e che finalmente ho trovato tempo per girare qualcosa, mi concentravo più sugli angoli di Shane, che cercano di spiegarvi alcune tematiche molto più importanti e profonde dell'imparare i trick, perché molto spesso mi sembra di vedere tra di voi solo gente interessata ad aumentare il numero di movimenti che conosce e non approfondire la conoscenza di questa disciplina un po' più a 360 gradi. E il tema che affrontiamo oggi appunto sono i limiti. Quante volte si sente parlare dei limiti in questa disciplina? Voglio dire, la solita questione, superare i propri limiti, battere i propri limiti, eccetera, eccetera. Tante belle parole, ma che significa? Il limite può essere fisico o mentale. Voglio dire, il limite fisico può essere il fatto di non avere ancora una prestanza o una memoria muscolare tale da permetterti di compiere un movimento, di compiere un trick, di compiere un percorso, ricordandosi che bisogna essere, come dice l'accademicità, più fluidi e veloci possibile. E il limite mentale invece è quello che tra virgolette ci imponiamo da soli, ovvero il fatto di domandarsi ancora se le ragazze possono fare parkour, il fatto di domandarsi ancora se a 12, 13, 14, 15 anni si può cominciare a fare parkour, se si è della statura giusta, se si è del peso giusto, se si hanno i muscoli giusti. È giusto che uno si faccia tutte queste domande, però non deve diventare un limite. Uno di voi, uno dei miei fan, che poi ho conosciuto quest'estate al park, ha detto una frase che può trasformarsi facilmente in un proverbio tra sir, ovvero non diventare tu stesso il tuo ostacolo, ovvero impedisci in qualsiasi modo alla tua mente di ostruire il tuo allenamento, di bloccare il tuo corpo, perché dal momento in cui ti fossilizzi mille di quei problemi come l'età, l'altezza, il peso, il sesso e queste cose e ti limitano nell'allenarti, allora lì stai facendo tutto da solo, stai bloccando la tua creatività, stai bloccando la tua abilità e quindi di conseguenza non puoi allenarti. E questo mio video, come tutti gli altri angoli di Shane, non vuole nient'altro che darvi un po' della mia esperienza personale in questa disciplina e farvi capire come affrontare alcuni problemi, ovvero come affronto io i limiti, i blocchi e questo genere di cose. Beh, un po' come se fossero una malattia, quindi voglio dire, si comincia tutto dall'ammettere di avere questa mancanza, di avere questo limite, questo blocco. Quindi il punto primo è capire, valutare questo limite, ovvero quanto è importante, quanto può essere trascurato a lungo termine, quanto è importante che tu te lo levi di torno ora o comunque puoi prendertela comoda, insomma, valutare una serie di cose che poi ti portano all'affrontare questo limite. Prima di tutto non bisogna vergognarsi di averne, perché tutti a loro modo, a prescindere dal loro livello, o meglio a seconda del loro livello, hanno il proprio limite, dettato dal fatto che ancora non avete provato delle cose o dal fatto che vi allenate da soli o che il vostro posto dove vi allenate non offre grandi soluzioni di scavalcamento. In generale possono essere tante le motivazioni per cui il vostro limite è lì e ancora non l'avete superato. L'abilità e la forza del praticante sta nel, appunto, valutare questo limite e capire come e dove lavorare nel proprio corpo, nella propria mente per superarlo. Quindi
a me fa piacere che voi mi chiedete sempre, che ne so, come risolvere il problema di sbattere la spalla nel roll, come affrontare la paura di fare una risalita, la paura di fare un run up, la paura di fare un Kong, mille cose, però è una domanda un po' strana, nel senso, io vi do i mezzi per capire una cosa, vi spiego come fare un movimento, vi do parte della mia esperienza per farvi arrivare alla soluzione del problema, però, come dice il detto, aiutati che Dio ti aiuta, nel senso, voglio dire, io ve li do sempre i consigli, però più andremo avanti, più le cose saranno difficili, più ci saranno limiti, blocchi che vi fermeranno. E io queste cose le ho già superate, ma quando è che lo farete voi? Questa è la vera domanda, perché voi, molti di voi stanno alle prime armi, molti di voi magari si sono concentrati a sbrigarsi, a imparare mosse famose come Dash Kong e queste cose qui, e magari ancora non hanno affrontato i precision, o ancora non hanno affrontato sessioni di allenamento di equilibrio, tante cose che fanno un praticante completo, perché per quanto possa essere bello, divertente, appagante allenarsi in quella serie di mosse e movimenti che si vedono più spesso nei film e nei video, il parkour non è solo quello. Quindi dovete delle volte sacrificare un allenamento super potente, super figo, per un allenamento che vada ad allenare la vostra mente e il vostro corpo ad affrontare questi limiti, questi blocchi. Poi, un'altra cosa importante è non valutate voi stessi con il metro degli altri. Voglio dire, delle volte può capitare che in un gruppo ci siano persone particolarmente dotate che sembra che ogni cosa che fanno la fanno bene, che ogni cosa che affrontano la risolvono, ogni trick che imparano lo imparano in 5 secondi e voi vi sentite delle emerite pippe. Capita, è così, siamo tutti diversi, però non si può valutare la propria abilità della serie. Io mi alleno da, che ne so, 3 mesi, Tizio si allena da 2, fa più roba di me. Perché? No. Tizio è Tizio, tu sei tu. Quindi tu hai i tuoi blocchi, lui ha i suoi blocchi, quindi lui si vede semplicemente che ha raggiunto una conoscenza, un'abilità più velocemente di te, ma questo non ti mette necessariamente al di sotto di lui. Quindi valuta te stesso, cerca di capire i tuoi punti forti, i tuoi punti deboli e da lì giungi alle tue conclusioni. Poi ci sta che uno un po' si pone degli obiettivi, tipo voglio diventare forte come questo e come quell'altro, vorrei saper fare le cose come lui o come quello, però non deve essere il tuo allenamento basato sui successi di qualcun altro, ma devi raggiungere con i tuoi mezzi, con il tuo stile, con le tue capacità, a un risultato simile se non uguale. Quello è un allenamento. Spero di esservi stato utile ancora una volta. Vi chiedo ancora scusa per l'assenza prolungata, ma è stato un mese abbastanza pieno tra il corso in più che ho attivato e altri impegni. Spero presto di tornare con altri video e buon allenamento a tutti!